Una cosa che ad esempio mi ha dato da pensare, io ho avuto una. Ogni tanto noi, Claudio, entriamo in polemica con le persone che parlano di neopaganesimo. Ed è un termine che mi è sempre suonato male. E ho cercato di capire da dove trae l'origine il termine neopaganesimo. In realtà il termine neopaganesimo è il classico strumento di studiato scientificamente dalle strutture cattoliche. Perché il termine neopaganesimo viene sempre utilizzato anche dei cattolici e non quello del paganesimo, ma si parla di neopaganesimo. Perché purtroppo sapete, la teologia è una cosa molto perversa. È una cosa da folli, da malati, come qualcuno direbbe qualcuno, da criminali, da idioti, però è una mentalità malata. Perché col discorso del neopaganesimo, i cattolici, cercano di farlo accettare, di imporlo, di sostenerlo, perché dicono i pagani dopo Cristo non possono più essere gli stessi. Cioè, in realtà, il termine neopaganesimo sorge per spinta cristiana per far accettare che dopo Cristo, che loro reputano un salvatore, che noi sappiamo che era un criminale, un pazzo, cioè tutto quello che si può dire di negativo di Cristo lo diciamo, dopo Cristo anche i pagani stessi sono cambiati. Di conseguenza la rivelazione cristiana, secondo loro, ha avuto un effetto anche sui pagani. Di conseguenza i pagani di adesso non possono essere più i pagani di allora perché è venuto Cristo che ha posto fine a queste cose. Questa è da. Che i pagani di oggi non siano i pagani di 2000 anni fa, Io parlo questo è del paganese. assodato, ma è come esattamente il paganesimo di Roma, non era il paganesimo della Grecia, il paganesimo della Grecia e di Roma non era quello egiziano, il paganesimo egiziano non era quello celta. Sì, ma non esiste un neopaganesimo. Non esiste il neopaganesimo, E non è qui. mai esistito un paganesimo precedente, perché nessuno chiamava se stesso pagano. Cioè, mettiamoci in testa questo, la religione dell'antica Roma, solo in tempi tardi viene chiamata religione, lo stesso vale per la Grecia, solo Sì. in tempi tardi viene chiamata religione, che poi oltretutto noi pensiamo alla Grecia come una roba unitaria, Sì. invece è un purpurì che non finisce più. Se volete parliamo anche dai riti di Samotracia, Andania, Iside, Cibele, Atis, c'è di tutto dentro, poi c'è anche il Medio Oriente, c'è tutto. Per cui, allora, nessuno ha mai chiamato se stesso pagano, per cui i pagani non potevano esistere, cioè non potevano esistere finché il termine pagano è stato usato per definire le cose religiose. C'era già il termine, definiva i paesi, pagus, c'era differenza qui gentilis, con la civis, va bene, ma questa è una cosa civile, appartiene alla giurisprudenza È una roba della civile. società. Quando viene usato quel termine per definire una condizione religiosa, nessuno delle religioni precedenti ha mai chiamato se stesso pagano. Per cui non potevano esistere i pagani, proprio non potevano fisicamente esistere. Possono esistere adesso, perché? Perché dopo quello scontro che è avvenuto e si è protratto nella storia, alcuni al giorno d'oggi in questi termini hanno usato quel termine che era un insulto per definire se stessi in relazione alle antiche religioni. Ma adesso, non Sì, prima. ma quello che volevo dire, cioè, che premesso che un Cristo non è mai venuto, non è mai esistito, ma il racconto dell'avvenuto di Cristo vale per i cristiani, ma non vale per i pagani, cioè, nel senso che Cristo non è mai appartenuto a una visione religiosa pagana o No, pre-cristiana. appartiene adesso alla religione pagana perché va a definire il male, la distruzione dell'uomo, tutto ciò che è negativo, tutto ciò che è osceno, tutto ciò che svilisce gli uomini. Oh, guarda che non sono io che lo dico, perché se vuoi ti leggo l'articolo di. Non riesco mai a pronunciare quel nome. Perché non riesco mai a pronunciare quel Di chi? nome, Ma secondo te? di chi? Sì? Allora, vediamo un attimo, provo a leggerlo letteralmente. Zagrebelsky, Zagrebeschi. Zagrebelsky. L'articolo di Zagrebelsky che è del 5 luglio 2005 e che parla proprio dello scontro fra le società civili e la religione. Potremmo andare avanti in mezza trasmissione soltanto leggendo quello che lui ha No, ma scritto. sarebbe anche interessante leggere, perché so che ha fatto un intervento che non ho fatto tempo a leggere per infiniti impegni. Francesco, in pochi minuti ne leggo una parte Sì, essenziale. lei la parte. Ecco, quello che ho sottolineato. Tengo presente che questo è un articolo apparso sul giornale La Repubblica del 5 luglio 2005. Parto già dall'interno dell'articolo, non dall'esterno. Ecco perché attingere a quel serbatoio lui sta parlando in relazione a quei cattolici che vorrebbero, politici cattolici che vorrebbero riattingere i valori del cristianesimo.
e dice: ecco perché attingere a quel serbatoio di legittimità politica che è la Chiesa Cattolica per assicurare ancora una volta quelle premesse normative che sono venute a mancare. Santa ingenuità o diabolica astuzia. Un'idea come questa può venire in mente solo a costo di ignorare la ragione storica dell'emancipazione o secolarizzazione dello Stato. Le guerre civili di religione sono di fronte a noi, a insegnare che cosa produce l'intreccio tra politica e religione quando non è data unità di fede, incrinata all'unità dei cristiani, dai movimenti ereticali a partire dal XII secolo, rotta poi dalla riforma luterana e dallo scisma anglicano, quell'intreccio ha alimentato solo divisioni e sopraffazioni. L'Europa cristiana divisa divenne campo di battaglia con faide crudelissime tra cristiani di diverse confessioni, inquisizioni, caccia alle streghe, roghi di eretici e progon di ebrei. Eserciti di stati scesero in campo in nome delle diverse professioni religiose. La religione, una volta rotta la sua unità, non era più assicurazione di alcuna premessa normativa, anzi era diventata endemico fattore di sovversione, odio, miseria e ostilità. La religione cattolica come fonte di sovversione, odio, miseria e ostilità, non lo diciamo solo noi, lo dice anche Zagrebelsky, che vi ricordo che è stato presidente della Corte Costituzionale, non qualunque. Se ne uscì non con vincitori e vinti, ma con una soluzione costituzionale: l'emancipazione dello Stato, la sua distinzione dalla religione e la regolamentazione di questa come elemento della coscienza individuale e sociale e non più come elemento direttamente politico. Nell'Europa di oggi la ricristianizzazione della politica sarebbe una cosa diversa? Non si sente già dividere il mondo fra i credenti in generale e i non credenti, quelli che hanno reso Dio superfluo? Regolato questo primo conto, non si continuerebbe poi con i credenti in un Dio diverso e non si finirebbe con chi crede nello stesso Dio ma diversamente? I metodi, certo, non sarebbero più quelli. L'Europa si è ingentilita. Non è questione di roghi, sante inquisizioni, massacri, guerre di religioni, bracci secolari. Sono più consoni ai tempi le campagne culturali, come quella per accreditare l'idea che ai non credenti manchi qualcosa, siano un meno rispetto ai credenti, le leggi che traducono in diritto dello Stato la morale di Chiesa, i privilegi finanziari e fiscali, le agevolazioni nell'uso di luoghi e servizi pubblici, l'ingerenza nella formazione, nell'attività delle istituzioni civili. Ecco il modo attuale di garantire le nostre premesse normative, privilegi e discriminazioni. In una società divisa non potrebbe che essere così. Non sarebbero più tali, ovviamente, se fosse ripristinata l'unità di fede, se tutti fossimo ugualmente fedeli dello stesso Dio. Una condizione impossibile alla quale il cardinale Ratzinger invita a ovviare un come se. Anche chi non riesce a trovare la via dell'accettazione di Dio dovrebbe comunque cercare di vivere e indirizzare la sua vita, veluti si daerum daretur, come se Dio ci fosse. È il consiglio che vorremmo dare anche oggi ai nostri amici che non credono. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno. Non comandi dunque, ma consigli, libertà, non soggezione. C'è però in questo invito qualcosa di sorprendente, dallo stesso punto di vista cristiano. Non è la fede una fiamma che trasforma? Non è l'imitatio Christi, l'imitazione di Cristo di cui abbiamo parlato, cui ogni credente è chiamato follia per il mondo? Non si implica invece una fede ridotta a semplice morale di vita mondana, a codice di buona condotta? C'è dunque un'insuperabile difficoltà in questa in che consiste l'essere e l'agire conformemente a quel che l'esistenza di Dio richiede. Il laico non sa e gli uomini di fede si sono combattuti per 1000 anni, ciascuno ritenendo di saperlo meglio degli altri. Occorre un'autorità riconosciuta ed è sottinteso che sia il magistero cattolico. Ma come può chiedersi a un non credente
di contraddire così profondamente se stesso, al punto di affidarsi a ciò che gli dice a proposito di un Dio che non conosce? Il consiglio che la Chiesa rivolge così al non credente ha un solo contraddittorio significato: seguimi per atto di fede. Quando la filosofia incominciò a ribellarsi, a essere ancilla teologie, nel corso del XII secolo si disse l'inverso, che ci fossero proposizioni morali e giuridiche valide anche se Dio non esistesse. Et si Deus non daretur. Con ciò si voleva dire che c'è una moralità e una giustizia valide obiettivamente, naturalmente, che obbligano anche Dio se esiste, che obbligano anche Dio se esistesse. Processare il macellaio Sodoma e Gomorra, non lo dico io, Zabreschi lo dice. Oh, ma la Chiesa respinse la scellerata finzione, la ipotesi empia. Veniva messo in gioco il suo potere di interpretazione autentica della volontà divina, insidiata dall'autorità della ragione, cioè in effetti dalle cattedre del pensiero razionalista. Pertanto adesso che la Chiesa è in difficoltà, dice: fate atei come se Dio esistesse. Allora no, allora faceva guerra, li massacrava, li macellava. Adesso che è in difficoltà, atei, fate come se Dio esistesse. Così almeno noi possiamo continuare a dominarvi, a comandarvi, a stuprarvi. Che bello. Comunque questo è un articolo di Zabreschi. Sì. Cioè, tra l'altro appunto uno che non è uno qualsiasi, non è certo un intellettuale, ma è uno che ha applicato le leggi, che ha cercato di fare delle sentenze chiare, e che una persona così prende in questo momento una posizione così chiara dimostra anche qual è la finalità dei cristiani, che è quello di arrivare sempre con la violenza all'imposizione, perché prima di tutto dimostra anche il fallimento dell'ateismo, perché l'ateismo in realtà è una dinamica che è all'interno del monoteismo, perché si può essere atei soltanto in uno stato monoteista, solo in uno stato cristiano. Se si è fuori da questa realtà, l'ateismo non si pone, anche perché voglio ricordare che quando ci fu il primo scontro tra le religioni precristiane e il cristianesimo, una delle accuse fatte ai cristiani è quella di essere atei. In realtà loro sono atei, sono perché morti. Pongono l'origine del mondo, la volontà del mondo, al di fuori del mondo stesso. Esatto. Pongono il mondo come creato e di conseguenza come derivato, e di conseguenza non come originale e originario, e togliendo di conseguenza ogni significato come manifestazione di Dio, ma non come una realtà divina in se stessa. Un pagano, un precristiano, non poteva accettare questo, perché era ben conscio che il mondo, le cose che esistevano, avevano una loro volontà, avevano una loro anima, avevano una loro manifestazione. Alcuni autori hanno sempre detto: ma perché ad esempio alcune società non hanno prodotto teologia o certi miti? Lì hanno risposto: perché queste società avevano un'esperienza vissuta quotidiana con queste divinità. Di conseguenza non si poneva il problema teologico della loro descrizione, non si poneva il problema di raccontare miti su queste divinità, perché queste divinità vivevano al fianco degli uomini. Perciò un'esperienza vissuta non aveva bisogno di essere codificata, perché se tutti gli uomini potevano incontrare gli dèi, perché andarlo a raccontare? Se tutti gli dèi avevano la necessità di incontrare gli uomini, cosa c'era di particolare? Era scontato che, essendo un rapporto quotidiano, non venisse descritto, come noi non andiamo a descrivere i rapporti con tutte le persone che conosciamo, perché è una cosa normale, è una cosa quotidiana. Di conseguenza, stabilendo, come fanno i monoteisti, che il Dio è al di fuori del mondo, che le cose sono create da questo creatore che non è mai esistito e che mai esisterà, significa chiaramente rientrare in una logica atea. E giustamente, come diceva Papini, fa anche gli anticlericali, là ci sono finiti, perché alla fine anche loro credono in Dio, credono in un Dio creatore, credono in una volontà. Abbiamo avuto esempi di questo crollo esistenziale in uomini che sembravano laici, tipo Marcello Pera, tipo Noriana Fallazzi, un Giuliano Ferrara, persone che sono partite da una visione cosiddetta laica, che in realtà adesso sono più realisti del re. E ricordiamo che questo qua è anche pericoloso, perché giustamente qualcuno ha sollevato il problema, ad esempio, di un presidente del Senato come Marcello Pera, che sulle campagne integraliste è più papista del Papa. E dovremmo accennarne un pochetto, perché quello che ha fatto in Spagna intanto ha umiliato l'Italia. Ma, cioè, no, ma a parte questo, vedi, questo dimostra la pericolosità del monoteismo. Perché, giustamente, come è stato studiato in alcune facoltà di psicologia, sono più pericolosi
i neoconvertiti che quelli che sono sempre stati, perché questi neoconvertiti devono dare la dimostrazione dell'interruzione con la vita precedente, devono dare la separazione, devono dimostrare la loro conversione. Di conseguenza, sicuramente saranno più violenti, imporranno di più con la forza la loro visione, perché devono dimostrare che hanno rotto con il loro passato, perché dal loro passato si vergognano, si devono riscattare, lo reputano un peccato e devono recuperare e rimediare i loro peccati. Di conseguenza saranno più violenti. Non ci sarà bisogno che un Ruini, un Ratzinger, un Vaticano, una Chiesa Cattolica chieda delle leggi. Saranno loro pronti a correre a offrirle, e anche dove chiederanno poco. Giustamente Ruini ha detto: io non ho bisogno di chiedere la riforma della legge sull'aborto, perché sa che questi neoconvertiti li faranno senza bisogno di chiederli, cioè nel senso che non c'è bisogno che il buon pastore si manifesti, perché ci sono già le gregge che lo stanno cercando. Ma intanto noi possiamo fare gli auguri alla Spagna, che ha approvato i matrimoni gay, il divorzio rapido, e possiamo fare gli auguri anche al Canada, che anche lui ha approvato i matrimoni gay. In realtà questo tipo di normative che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo, sta avvenendo anche in Spagna in maniera, diciamo così, molto forte, sono le uniche normative di legge che possono anche fermare certe azioni di terrorismo. Perché questo? Perché in realtà si liberano nella società tutte quelle che sono le tensioni emotive che sono prigioniere delle persone. Cioè praticamente noi abbiamo all'interno delle società delle persone che sono prigionieri di schemi morali, di dogmi, di dover fare, di dover essere, di dover apparire, di fare in un certo modo, quando non trovano in questo un'ingiustizia somma, perché tutto sommato ciò che loro vogliono fare appartiene alla sfera della persona. Pertanto si trova un'imposizione dal di fuori che va a ingabbiare e a comprimere quelle che sono le loro tensioni emozionali. Ebbene, a noi non se ne frega niente, né a me né a Francesco abbiamo queste tensioni per dire viva il matrimonio gay. In realtà a noi ci fa piacere questo, perché le persone possono trovare più soddisfazione nella propria esistenza, faranno le loro cazzate, affronteranno la loro vita, succederà tutto quello che succede, questo ci interessa relativamente, però l'importante è che le tensioni emozionali cessino di essere imbrigliate e costrette, e una società in cui un numero basso di tensioni emozionali siano costrette, siano imbrigliate, è comunque una società in cui le forze della vita scorrono meglio, cioè è una cosa a vantaggio per tutti, perché è inutile che noi abbiamo la condanna degli omosessuali, quando tutti gli omosessuali si fanno preti, perché quello è l'unico modo per il nostro costretto ad sposarmi e dimostrare di non essere omosessuale. Cioè, in effetti è una situazione un po' anomala che si era sviluppata dal cristianesimo, sarebbe da scrivere dei trattati in merito. Però in effetti liberare tutte quelle che sono le tensioni emotive delle persone significa garantire un futuro migliore per la società. D'altronde nessuno chiede alle persone di sposare qualcuno del suo sesso, si dice che le persone che lo vogliono fare lo facciano, le altre continuano a fare quello che hanno fatto fin adesso, punto e basta. Cioè, non è che cambia qualcosa. No, beh, guarda, sull'argomento, chi ha occasione se lo trova, perché è un po' arduo, si va a leggere ad esempio quello che scrive Damagli nel libro La sessualità maschile, in cui in realtà non affronta la sessualità maschile, maschi per obbligo, no, la sessualità maschile. Affronta però tutte quante le follie che hanno introdotto nella sessualità le religioni monoteistiche, ed ha chiaramente la dimostrazione di proprio di quanto hanno portato sconvolgimento, alterazione e violazione delle cose anche più semplici e più naturali. Naturalmente non sono d'accordo con Gacciari, e mi fa ancora senso quello che lui afferma, perché quel progressismo che lui paventa non è altro che la soluzione della destra cattolica, a cui ormai non possiamo più fare a meno di riconoscere l'esistenza di questa realtà, ma facemmo progressivamente. Però fa schifo, ormai Gacciari continua sempre più a essere aberrante come persona. Per cui per me auguri alla Spagna, auguri al Canada e auguri a quei paesi che si stanno apprestando sempre di più, insomma, a liberalizzare quello che è il sistema giuridico. Sì, questo è importante, proprio perché le persone, sai, al di là poi di queste leggi che sono leggi secondarie, perché per me se la società ha un riferimento ai cittadini, questi problemi non si pongono. In realtà queste leggi, queste norme, queste tutele soccorrono quando il monoteismo impone l'unica sua legge, quando qualsiasi pretesto è buono per usare violenza. D'altronde, sai, io vorrei prendere una frase dal libro di Iman, Un terribile amore per la guerra, e quando dice
è necessario riconoscere la verità storica e psicologica, altrimenti l'ipocrisia annidata al fondo del cristianesimo manterrà i suoi credenti ignari dell'ira dell'agnello in cui ripongono la loro fiducia. Soltanto una contrita presa di coscienza dell'ipocrisia del cristianesimo sul tema della pace e della guerra potrebbe dar via a una nuova era, a una riforma atta a liberare la religione monoteistica dalle sue radici nella guerra e la guerra dalle sue radici nel monoteismo. Questo appunto è chiaro, cioè soltanto liberandosi della zavorra cristiana. E zavorra cristiana non intendo la Chiesa Cattolica, perché proprio intendo la figura criminale, oscena, mostruosa e perversa del Gesù Cristo. Soltanto portando in discarica il Gesù Cristo dei cristiani, noi abbiamo una possibilità enorme, che è quella di riconquistare l'attenzione sul mondo, sulle persone, sulla vita. Perché proprio ricordiamo che questo cadavere che ci trasciniamo dietro in realtà è la nostra zavorra, è la nostra palla al piede, perché le persone non sono più attente a quello che vive, ma sono destinate e ricercano la morte, ricercano la distruzione, ricercano proprio l'annichilimento, l'annientamento della vita. E quello che noi dobbiamo fare non è tanto combattere le manifestazioni temporanee di una Chiesa Cattolica, ma percepire che dietro il monoteismo esiste una violenza, esiste una negazione della libertà, una negazione dell'individuo. Di conseguenza non si tratta di combattere per una singola libertà, ma per comprendersi che le libertà possono essere mantenute non fermandosi su una battaglia secondaria. Cioè, a me ha dato esempio da pensare l'affermazione, io trovo sciocca per essere buono, quando i politici, quando è uscito il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica che riaffermava i diritti del concepito, quelli che hanno fatto la campagna per il divorzio ma pensavamo che la campagna referendaria fosse finita. Cioè, significa chiaramente non avere comprendere qual è il nemico, quali sono le intenzioni dell'avversario. Significa chiaramente di essere stupidi. Cioè, come si può pensare che la volontà di imposizione cristiana si fermi alla campagna referendaria? Meravigliarsi, rendersi stupefatti, sconvolti e dire ma la campagna referendaria non è finita. Perché il monoteismo non può fermarsi, non fa battaglie piccole, ma tende sempre a imporre violenza, sopraffazione e cancellazione degli individui. Di conseguenza, per lui la guerra è totale, la distruzione è totale. Il peccatore, l'eretico, quello che va contro i loro principi deve essere sempre cancellato. Si può perdonare il peccatore, ma non si può perdonare il peccato, ma non il peccatore. Di conseguenza, i peccati vengono perdonati, i peccatori vengono bruciati. Questa è la caratteristica, proprio perché il peccato può essere perdonato, ma il peccatore no, potrebbe ricadere nel peccato. E di conseguenza questa logica inquisitoria è classica del monoteismo e della violenza, e noi dobbiamo renderci conto questo. E ricordiamo che non è la follia dei sacerdoti della Chiesa, ma è la follia di Cristo, di un Cristo mai esistito, ma che qualcuno pensa esistito e che qualcuno usa come modello comportamentale ed esistenziale. Soltanto liberandoci da questa zavorra, da questo veleno, solo disintossicandoci, potremo avere la possibilità di tornare a essere cittadini, persone che vivono nel mondo e che vivono soprattutto. E questa è una cosa che per me è importante, proprio perché il monoteismo tende sempre ad avvelenare tutto. 10 righe dell'articolo di Lerner sulla Repubblica. Vabbè, no, va bene, anche le di prime più. 10 righe. Se ritorna alla battaglia per le anime, tra tutte le leggi non ve n'è più favorevole a principe che la cristiana, perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi dove conviene, ma gli animi ancora e le coscienze, e lega non solamente le mani, ma gli affetti ancora e i pensieri. Così Giovanni Botero, protetto e incoraggiato da quel gigante della Controriforma italiana che corrisponde al nome di Carlo Borromeo, contrapponeva nel 1589 al principe di Machiavelli le convenienze del potere clericale. Cioè, vi do una... se riesco velocemente a trovarlo, sì. Vi do il significato di questo. Sì. Sì, dai, devo riuscire a trovarlo velocemente, velocissimamente, ma forse di te non mi assistono. Vediamo un attimino quello che dice Ilma, per tenere conto che
quello che dice Ilma, ma siccome sono orbo senza occhiali e siccome così non riesco a maneggiare correttamente il libro, l'avevo trovato un attimo fa, poi non l'ho seguito, non l'ho sottolineato, non l'ho fermato la pagina e mi ritrovo dove lo cercare, però l'ho trovato. Il re dei Belgi, pagina 77 Francesco, dei Belgi, Leopoldo II, che a un certo punto ebbe come suo possedimento personale l'intero Congo, vi ricordo che Leopoldo II era un cattolico e vi ricordo che uno dei suoi figli si è dimesso per non firmare la legge sull'aborto per un giorno da re, no? Che a un certo punto ebbe come suo possedimento personale l'intero Congo, si reincarna in Joseph Désiré Mobutu, uno dei più longevi e crudeli dittatori del nostro tempo. Quando nel 1908 re Leopoldo trasferì il suo possedimento allo Stato belga, attenzione, i documenti relativi al suo dominio furono distrutti. A Bruxelles le fornaci divamparono per 8 giorni di fila. Gli darò il Congo, disse il re al suo aiutante di campo, ma nessuno ha il diritto di sapere quello che ho fatto laggiù. Mobutu, come Leopoldo, ricevette i rispettivi omaggi dell'ipocrisia occidentale, fu accolto da Kennedy e da Reagan a Casa Bianca. George Bush padre disse: durante la mia presidenza ho avuto l'onore di invitare il presidente Mobutu, primo capo di Stato africano, in visita ufficiale negli Stati Uniti. L'iniziale alternativa al dominio devastante di Mobutu era stato Patrice Lumumba, un idealista il cui assassinio fu autorizzato dal direttore della CIA Alain Dulles e il cui cadavere fu trasportato nel bagagliaio di una macchina della CIA per essere scaraventato in una fossa anonima. Anche coloro che conoscono la storia sono condannati a ripeterla, perché se può essere facile uccidere i vivi è molto arduo uccidere i morti. In realtà il vero avversario di Lumumba, io ricordo perfettamente, fu il capo dei Katanghesi, era Chombe. Per cui quello arrivò dopo il discorso di Mobutu. Cioè 8 giorni hanno dovuto bruciare le fornaci di Bruxelles per distruggere i documenti di tutto ciò che lui aveva fatto. Pensate quanti giorni hanno bruciato le fornaci dei Dominicani per nascondere i documenti con cui avevano bruciato le donne, avevano massacrato, fatto i processi. Se voi pensate che solo a Palermo c'erano 150.000 persone, no, del genere, che lavoravano per l'Inquisizione, e ufficialmente non c'è nessuna bruciata viva. Fate un po' voi, cosa facevamo queste 150.000 persone? Ma in realtà, se la violenza in ogni monoteismo, se la volontà di purificare il mondo, di cancellare il peccato, di renderlo simile al regno di Dio, è fatto soltanto perché il Dio è quello che distrugge la capacità di annientare il mondo, la realtà. Scusa, no, dai. Sono troppo spesso. No, dimmi. Dopo ti troppo. Dimmi, vai pure. Tu hai letto l'articolo di Hillman, il discorso che ha fatto? Sì. Ce l'hai? No, non ce l'ho. Perché non ce l'hai? Perché è rimasto a casa. Come mai? Si è data la clandestinità? È voluto scappare dalle tue carte per nascondersi in un posto segreto? Non ho fatto tempo a recuperare, a portarlo dietro. Allora, l'ho letto, d'altronde sai, la tematica del fatto che Atena sia il nome di Atene era una tematica dal punto di vista simbolico importante, insomma, cioè, ovvio perché rappresenta un diverso comportamento tra una città, l'anima della città, un popolo e le sue divinità rispetto ad esempio a quello che hanno dovuto subire gli ebrei dal loro Dio, dal loro Yahweh, insomma. Sì. Però non parla soltanto di Atena, parla anche di altri comportamenti come quello di Dioniso, come quello di Poseidone, e dove i comportamenti umani si combinano in un intreccio che è vorticoso, per cui Minerva, che oltretutto Minerva la dice mensa, la dice mente, ha poco da costruire la sua strategia. Perché in effetti anche le forze caotiche, diciamo così, sia di Poseidone, sia di Dioniso, sia di Marte, cioè, intervengono sempre anche per scombinare le strategie stesse. Per cui in realtà ciò che noi dobbiamo vivere non è una visione monocromatica della nostra esistenza, ma deve essere una visione multicolore, cioè dobbiamo essere appassionati di tutte le anime della vita, perché tutte le anime della vita concorrono in fondo alla trasformazione dell'uomo.
per cui anche il termine strategia dice quasi inutile usarlo se lo usiamo in maniera meccanicistica, perché poi c'è sempre anche questa contraddizione con Ilma. Sì, beh, sai, Ilma è sempre particolarmente sensibile a quello che gli viene nei comportamenti delle persone, ma quello che tutto quanto lui fa nella sua psicologia è sempre dire alle persone osservare la realtà, capire che i comportamenti degli dèi sono azioni, non sono principi, non sono dogmi morali, ma che gli dèi prima di tutto non vengono a fare i profeti, ma vengono ad agire, a comportarsi, hanno atteggiamenti, hanno relazioni. Di conseguenza, se gli dèi sentono questa necessità, vivono questa necessità, vivono questo desiderio, e nel loro desiderio c'è di fare questo, implica che anche noi umani non possiamo stare in una contemplazione ascetica, ascetica, staccata e non sensibile delle cose. Di conseguenza la nostra sensibilità, i nostri sensi devono essere sempre un richiamo al mondo, alla contemplazione del mondo, al vivere il mondo, a toccare il mondo e a percepire il mondo. Ma questo mondo non enuncia verità, ma annuncia esperienze, non chiede dogmi, non chiede fede, ma chiede di essere conosciuto, di essere percorso, ben lontano dal fatto del ritirarsi dalla contaminazione, dalla tentazione del mondo. Sai, la psicologia del monoteismo, il Yahweh, il fatto di fuggire da qualsiasi cosa, il temere il mondo, appartiene al monoteismo. D'altronde soltanto i popoli monoteisti hanno questo problema con il mondo che deve essere purificato, che deve essere redento, che deve essere salvato, che è peccaminoso, che è una valle di lacrime, che è una sofferenza, e di conseguenza i monoteisti faranno di tutti quanti i sensi, anche perché quando incontreranno qualcosa non lo capiranno come qualcosa di diverso o come qualcosa che appartiene alla molteplicità del mondo, lo penseranno come tentatore, come pericoloso, come qualcosa che deve essere violato, cancellato, modificato, convertito, salvato, e se non rientra nei canoni della salvezza dell'umanità, dell'uomo, deve essere cancellato. Mi è venuto in mente, sono stato 3 giorni fa, mi è arrivata una telefonata da una tizia che mi contestava il fatto che Gesù voleva essere il padrone delle tradizioni, perché in fondo dice un atto d'amore, questo era un cieco e lui lo ha salvato il sabato. Cioè, io ho tentato anche di spiegare, a un certo punto mi ha fatto incazzare, vanno avanti col loro discorso, non esiste niente di fuori da quello. Allora, bambina mia, sì, il discorso del Vangelo è chiaro che viene fatto sul poveraccio che ha bisogno, per cui tu ti compatisci, poni la tua attenzione su quello che ha bisogno. Ma quando questo deficiente ha detto io sono il padrone delle tradizioni, sono il padrone della tradizione, per cui faccio quello che io voglio, ha implicato che la Chiesa Cattolica ha fatto sempre così con tutti i popoli. Ha fatto 600 milioni di morti per essere padrone delle tradizioni. Per andare agli africani e dire la vostra tradizione, merda, dovete fare come che dico io, dovete mettervi in ginocchio davanti a Dio. Ha distrutto tutte le popolazioni andine. Ha macellato centinaia di milioni di persone per dire le tradizioni vostre non contano niente. Guardate, siete degli oggetti, siete, ma le mie tradizioni contano. Cioè, non si rendono conto come quel principio dottrinale sia un'informazione al di là del raccontino in se stesso. Sì, ma se io mi domanderei sempre, vabbè, uno dice, io appartengo, tutte le tradizioni sono mie, ma bisogna chiedere alle tradizioni se sono disposto ad avere un padrone. Cioè, io ho sempre il discorso, sai, vabbè, se mi fai un discorso è vero anche il suo contrario. Vabbè, tu fai l'affermazione di dire che tu sei il padrone delle tradizioni, vabbè, sei il padrone delle tradizioni, ma cosa, che contributo hai dato per questa diventassero tradizioni o diventassero molteplicità? E perché a un certo punto tu hai bisogno che questo qua, tu sei il detentore di questo potere, quando il tuo contributo a queste tradizioni non l'hai fatto assolutamente, te ne devi solo appropriare. Cioè, non dici io le voglio conoscere o le voglio catalogare, non ho la passione, diciamo, della biblioteca, ma no, io in qualsiasi caso il pensiero delle persone, di intere comunità, di impero del popolo, mi appartiene. D'altronde, i seguaci di Cristo hanno detto facciamo prigioniero ogni pensiero in nome di Cristo. E questo lo diceva un personaggio che era santo nella Chiesa cattolica. Ma perché bisogna far prigioniero il mondo? Cioè, nel senso che bisogno ho io di impadronirmi le tradizioni degli altri. Io sono ben contento di avere una mia tradizione e di percepire che c'è una diversa e di conoscerne una diversa. E non tenderei mai a ridurne uno, anzi sarei ben contento che ne esistesse una terza, una quarta, una quinta e una centesima, insomma, proprio perché non ho bisogno di catalogare.
o di inserire o di numerare, ma ho bisogno di conoscere. E più cose io conosco, più cose io incontro, più cose io vedo, più cose io percepisco, e più ne sono contento. Anche perché il problema è questo, di possedere le tradizioni significa che se io le possiedo, gli do una direzione, e io invece sono ben contento che ogni via si trovi una sua direzione, o trovi una trasformazione, o trovi un suo spostamento, o trovi una sua via. E queste vie non devono portare all'unità come vogliono loro, non devono finire. D'altronde, il fatto di dire io sono possessore di tutte le tradizioni implica che le voglio ridurre a uno, significa che il loro percorso è finito, perché a quel punto una tradizione non ha una volontà esterna, ha una volontà interna che va avanti, al di là che ne esistano uno o mille tradizioni. E perché io mi dovrei trovare fuori dalle tradizioni? La tradizione ha senso se io la vivo, ci sono all'interno. Di conseguenza io non potrò essere il padrone di un'altra tradizione perché non mi appartiene, perché non la vivo, perché non sono nel flusso di quella tradizione. Il dire io sono un padrone significa tirarsi fuori dal flusso della vita. È quello che il monoteismo fa sempre. E si tira fuori anche dal discorso del corpo, sì, esaltando quell'anima, dove, sì, che è prigioniera di un corpo, no? Sì. Dopodiché noi abbiamo la sperimentazione che ci dice che non è così. Tanto per rompere i discorsi emotivi di Francesco, lui parte peggio di me. Com'è emotivo? Io sono peggio, cioè io appaio peggio, ma in realtà non è così. È una battuta. Tanti nostri radioascoltatori ci conoscono mai uno a uno. Recentemente la rivista dell'Accademia Americana delle Scienze l'ha messo in prima pagina: anche l'intestino ha un sistema dello stress che lavora in collegamento col sistema dello stress del cervello, ma che opera anche in autonomia usando lo stesso ormone cerebrale, il CRH, l'ormone che rilascia la corticotropina. Quel mattone sullo stomaco e quell'infiammazione che spesso accompagnano una situazione stressante non deriva quindi solo da un'attivazione cerebrale, ma sono il risultato di un'attivazione locale realizzata dalla stessa sostanza prodotta in sovrappiù nella testa. La dimostrazione è venuta da un gruppo di fisiologi, e l'articolo non ve lo leggo tutto quanto. In pratica, state attenti al corpo e ai messaggi che vi arrivano dal corpo, altrimenti io che ci sto a fare? A fare i dibattiti su ascoltare le correnti vegetative? Se voi non ascoltate i segnali che vi arrivano dal corpo, dei vari cervelli, dei vari centri che avete lungo il corpo, è inutile che mi esaltate la mente, perché quando questi centri muoiono significa che tutto l'organismo sta morendo. Ecco, ho detto tutto quanto, Francesco. Andiamo via le telefonate. Andiamo via le telefonate. Sì, io volevo leggere un po' di Hillman, del Un terribile amore per la guerra, 50-60 pagine. No, beh, abbiamo tanto tempo. C'è un quarto d'ora, perciò penso che gli ascoltatori se va bene. Qualche tematica che gli interessa. Oh là là, pronto? Pronto? Sì, sì? Ciao. Raffaello, ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, uomini ormai. Siamo anche vecchi, dai. Attento, sono andato in Spagna, beh, è una roba allucinante, cioè, tutti che si incuava dappertutto, lei che si ammagnava dappertutto, mamma mia, i cattolici devono essere terrorizzati, veramente, immagino. Speriamo che sto germe perverso non attecchisca, vero? Non attecchisca, è bene un sano mitragliatore. E ben una sana mitragliatrice, no? Guarda, in realtà ho visto due ragazze dolcissime che si tenevano per mano. Non ci ho visto niente di male. Cioè, non c'erano, non so. Ma guarda che quando quando guardiamo il mondo, il bene e il male, lo mettiamo noi, Sì, non so. Dall'ottica che afferiamo. Cosa ci sia di così malvagio, di così perverso. Due bambini piuttosto di essere adottati dalle suore, non vedo cosa ci sia male piuttosto che essere adottati dalle suore, di essere adottati da una coppia di omosessuali o di lesbiche, allora, piuttosto che vivere una vita frustrata dalle suore o dai preti, penso che un bambino stia 100 volte meglio adottato. Come se la gente non dovesse alzarsi tutte le mattine per andare a lavorare e guadagnarsi la pagnotta, no? Sì, appunto. Appunto. Va bene, dai, portiamo pazienza, va. Comunque mi è piaciuta la Spagna, soprattutto Granada, e Tarifa, dove si incontrano l'oceano e il Pacifico. Città bellissime. Bene. Grazie della compagnia. Grazie a voi.
Ciao, ciao. Ma tu non sai, quando sei che fai quella bellezza, come dice Ilma, fa bene, non si lascia eclissare, trionferà e non potrà essere repressa. Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Niente, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Mi hai fatto venire voglia, adesso mi dici i titoli che quei libri che ti devi comprare. Tu sai che io non ho neanche l'elenco qua, cioè, davvero? Te l'hai fatto apposta, te l'hai fatto, No, guarda, ho una settimana allucinante, perché, ti dico, io seguo molto internet, no? Cioè, sia perché scrivo i testi, sia perché scrivo i testi delle trasmissioni, no? C'è anche i vari testi che dopo metto in giro. Ma dopo mi scrivo solo, capisci, dopo magari quello che mi interessa... Sì, alcuni sono libri vecchi, per esempio ho trovato Dumezilla sulla religione dei Germani. Quello c'era, dei Germani. Sì, è della piccola Delphi. Sì. Poi ho trovato Igino sugli dei. Sì. Sì, è un bibliotecario dell'antica Roma che ha fatto una catalogazione del mito. Sì, beh, ma scrivo solo così. Ho trovato la Dea Bianca di Graves. No, c'è la Dea Bianca. Allora. Vabbè. Poi ho trovato questo di Hillman, sì. Poi ho preso i due di Calasso che non avevo, sia Armonia sia quello delle Ninfe, sì. Poi ho preso un altro libro che non mi ricordo più l'autore, che è un enciclopedista dell'ultimo periodo pagano della Burr, che ormai stavano accorgendo che arrivavano i cristiani, hanno tentato di fare un po' un riassunto di quello che erano le loro credenze, sì, non mi ricordo, è del 200, adesso non me lo ricordo più il titolo. Poi ho comprato un altro sulla fisiologia del mito, poi ho comprato un altro sul mito nel Medioevo, cioè la concezione mitologica del Medioevo, sempre della Delphi. Oh Francesco, non mi ricordo mica memoria, sai. Male, Ivano lo fai tribolare. Quando Ivano va dal nostro comune amico, lo, questa cosa deve tribolare a trovarti dei libri. Guarda, dimmi se ti porterò l'elenco di libri che mi sono preso. No, è il mito del Medioevo, è Kind per caso. Guarda, è grosso. Sì. Allora so quello. È più o meno come quelli di tipo Kereni, tipo Ovaldo. Sì, comunque ho messo giù tre parole qua. Comunque anch'io c'ho Calasso, qua ho trovato, ma è Maurice Bloch, da preda a cacciatore, la politica dell'esperienza religiosa. Ah, cioè, praticamente Bloch insegna antropologia presso la London School Economics and Political Science, membro della British Academy, dunque tra le sue pubblicazioni, rituali, storie rituali e potere. Comunque guarda che io sono andato anche a Fedinelli per cercare di comprarmi Il corpo ermetico, che è appena uscito per non mi ricordo più. Il corpo ermetico, edizione completa, è un testo notevole, loro ce l'avevano in computer, ma qualcuno se l'era già bloccato per qualche università. No, non è a Delphi, è... Chi sono quelli che fanno, Francesco, quei libri anche di filosofia con la costa azzurra molto grossi, con la costa azzurro-verde? No, presente. Che miseria, non mi ricordo la casa editrice. Con la mia memoria che era ormai. Aspetta. La Bompiani, sì. Esatto, la Bompiani. Bompiani, qui grossi. Esatto. C'è Plotino, c'ho Plotino. Esatto, è quello che c'ho anch'io, Plotino, c'ho Proclo, c'ho una serie di filosofi. Sì, quelli ce ne ho 5 anche. Comunque dopo ho preso Lorenzo Benatusi, questo è un bel saggio sull'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista. Fazione di Emilio Gentile, della Feltrinelli, un bel saggio, un bel... E Calasso, e poi Alessandro Loven, che è un pezzo che ci stavo dire, il narcisismo, l'identità rinnegata, la follia che viene dalle ninfe, appunto. Poi in piazza Bassano, a un euro il libro, ho preso Sor Monica, è un libro erotico di Hoffman. Monica, attribuito a Hoffman. E poi Le streghe di Serena Foglia, non so come siete. È un libro un po' storico, ma è un bel libretto, dai. Le streghe, e poi a un euro l'uno, non so. Va bene, quando si trovano queste robe si prendono, non c'è discorsi. Dopo c'è Sua Repubblica, c'è L'America portò la sbarra, la teoria proibita delle scimmie, pagina... Quando, oggi? Sì, oggi, pagina non ce l'ho ancora. Di Darwin, appunto, creazionismo e evoluzionismo. Poi stasera da mezzanotte c'è Minotauro, parlano di Minotauro. Ah, giovedì, sì, una notte con Zeus. Esatto, con Zeus, sempre più tardi, naturalmente. Mia moglie me li registra tutti quanti, un giorno me li guarderò. Sì, proprio, niente qua, dopo qua, dopo.
appunto ho il mano, ce l'ho davanti naturalmente. Sulla no, è micidiale questa cosa, è crudissimo, eh. Cioè, è io bello, non ho letto qualche bello. Pagina, ma è molto molto crudo. D'altronde ho la sensazione che Ilman stia riprendendo in mano il discorso di che faceva Reich sull'ergonomia, ah, sì, sulla caratterologia, sì, sì, di massa, Reich, no? Reich, sì, sì. Sta riprendendo in mano un po' quel filone che era andato un po' abbandonato ultimamente. Sì, sì, esatto, ergonomia, sì. Sta riprendendo in mano un po', riscoprendo, diciamo, esatto, quello che diceva Reich. Esatto. Sì, sì, è molto determinato anche. Probabilmente si sente anche lui uno degli ultimi, no? Cioè, abbiamo sempre la sensazione, qua a sto punto, con le notizie che hai di stampa, no? Anche col discorso sono partito oggi, adesso non so com'è la situazione, le bombe a Londra. Esatto. Cioè, capisci che le persone prendono l'attenzione delle persone, esatto, e viene focalizzata su quello che è il momento contingente. Momento, esatto. E non ci si accorge che esiste un universo che lo ha creato, e il momento contingente va a creare un universo, ma anche con la nostra attenzione. Esatto. Se non facciamo, diciamo, conoscenza, esperienza di quello che succede, quello che accade, no? Per fare, diciamo, deviare l'attenzione della gente, della massa, appunto, come queste bombe, come questo, tutto quello che accade, naturalmente tutto resta stagnante e restiamo sempre lì. Purtroppo, noi in trasmissione abbiamo anche evitato di parlarne, proprio perché è una cosa che adesso ho preso l'occasione così. Ti dico una cosa che... Dunque, un'ultima, dunque, vista l'altra sera per televisione, non so se sia stato chi l'ha visto, così ha parlato, il boia di Bolzano, uno Spycraft, quello che è in Canada, è difeso dagli avvocati pagati dalla Chiesa Cattolica del Labrador. Dunque, perché dovrebbe arrivare a portarlo qua, insomma, perché è l'unico ancora ritrovato, insomma, perché... Sì, ma guarda che anche lì delle stragi dell'ultima guerra, no? Cioè la ritirata nazista, diciamo così, che sono state occultate in una maniera veramente oscena, cioè è addirittura quasi incomprensibile. Sì, ma l'hanno detto proprio, cioè, il giornalista proprio ha detto, è difeso dagli avvocati della Chiesa Cattolica del Labrador oppure del Quebec, sì, non sì. So cosa che sì, quelli che stupravano bambini. Esatto. Quelli devono pagare tutti quei soldi per stupro dei bambini. E chiuso l'articolo, butta giù tutto quanto, vabbè. Nessuno ha parlato. Comunque, Ivano, se tu vai in internet e vai su ambienti di sinistra, mi sputano dicendo che sono fascista. Se vai su ambienti che potrebbero essere seguiti da quelli di destra, sono un spocco brigatista. Sì, sì, sì. Vedi tu, anzi, fra poco sicuramente verrà fuori che io ero grande vecchio, perché ho già visto. Esatto. In un forum dove addirittura si citava tutta una serie di passaggi, di processi molto più grossi. Il mio in fondo è una cazzata, dove sono matto. Un altro Flavio è fuori questo. Va bene, dai. Così è la vita. Ciao Ivano. Ciao Ivano. Sì. Ma d'altronde, così sono le cose, insomma, al di là di come vogliamo o come non vogliamo. Naturalmente continuano le sentenze della Corte di Cassazione che cercano un po' di fare un po' di pulizia, no? Fra il sistema sociale in cui viviamo. Genitori che vengono denunciati perché hanno nascosto il figlio alla polizia che lo stava ricercando. Cioè, vengono denunciati e condannati, a Corte di Cassazione ha detto, ma che cazzo condannate? Cioè, sono due poveri vecchi che hanno aiutato loro figlio, insomma, cioè, è una cosa neanche da prendere in considerazione. Pronto? Sì? Allora, la invito caldamente. Oh. È Paolo! Ah! Paolo, scusa! Paolo! È stato un errore. Scusa, ho interpretato male. Scusa, ho fatto la cazzata. Paolo, mi spiace. Ho confuso la voce con qualcun altro. Paolo, mi spiace. Sai, l'audio sulle voci. Mi spiace proprio. Non lo riconosci. Sono contrito. Paolo, mi dispiace. Noi abbiamo riconosciuto subito invece il nostro invece, amico. Niente. Niente, vabbè, Paolo, mi spiace. Non richiami più ad essere arrabbiato. No, dai Paolo, su, richiama. Dai. Dai Paolo. Pronto?
No, scusami. No, scusa, ti avevo scambiato per un'altra. Niente. Dimmi. Come c'è in trasmissione un cultore del Dio Pan, volevo informarlo che periodicamente il Dio Pan risorge ed ecco spiegata da misteriosa profezia dal De Defectu di Plutarco di Cheronea. No, piano, lì fate un contrasto fra me e Claudio. In realtà quella non era il grande Dio Pan è morto, no, ma era riferito. No, corrente. Dunque, Plutarco diceva: Pan, il grande Pan è morto. Egli non aveva neppure finito che un immenso gemito, non di uno, ma di tanti, si innalzò misto a grida di stupore. Comunque, il Dio Pan. Non l'avete riconosciuto, non avete visto il Ricci, il pizzo, e gli era Marco Pantani. Allora, mi rivolgo al popolo del ciclismo. Sì. Marco Pantani è stato massacrato da un complotto giudaico-cristiano. Comunque questo a noi non ci interessa perché riguarda il popolo del ciclismo. Certo. Se quel personaggio che ti discredita è all'ascolto, no, non so se è all'ascolto. No, non è all'ascolto. Non è all'ascolto, a meno che non si sia collegato attraverso internet. Comunque, gli volevo dire che gli ebrei sono riusciti a tramandare e a conservare le loro tradizioni, la loro religione tra mille peripezie, grazie alla solidarietà e alla compattezza tra di loro. Ecco, come facevano i nostri antichi padri, come le città di Atena, di Sparta, quando il grande barbaro invadeva la Grecia, allora si compattavano. Esatto. E allora, se volete, qui vi cito un passo di Eschilo, posso? Sì, veloce sì. Però. Allora facciamo un'altra volta, dai. Ok, perché ho qui sì, dai, facciamo musica. Un'altra volta. Ok, Paolo, e scusa ancora. Ciao a lui. Ciao, grazie. E scusa ancora, Paolo. Dunque, io chiudo qui la trasmissione Maestro Agonelli Paganesimo, perché l'amico del liscio è Alvise, è già arrivato, naturalmente sta aspettando. Vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti. Vi do appuntamento per le ore 19, parlerò un po' di principi pagani. Ne prenderò l'occasione, così vi illustrerò tutto quanto. Ciao e a risentirci ancora alle ore 19. Ciao.